Bentornati a Mystery Dungeon, portali sull'infinito. La mattina dopo al giorno precedente. Oh. Oh. Beh, sì, dai. Questa è la nostra casa. Ah. Buongiorno, Tonks. Hai dormito bene stanotte? Io magnificamente. Non ho avuto freddo per nulla. Che bello avere una casa, vero? La cosa più bella che ci possa essere. Adesso che abbiamo un tetto, possiamo pensare al Poké Paradiso. Vorrei riempirlo di tante strutture. Eh? Strutture? Esatto, per la coltivazione di bacche, ad esempio. Oppure dei dojo per migliorare le proprie mosse. Vorrei tante strutture utili per le nostre future avventure. Questa terra è certamente piena di misteri. Chissà, scavando potrebbe capitarci di scoprire un dungeon. Vabbè, è possibile, sai? Comunque voglio risossare questa terra e trasformarla in qualcosa di straordinario. E poi credo che abbiamo bisogno di compagni fidati. Ci bastano altri due compagni e possiamo formare un team. Così avremo una marcia in più per affrontare le nostre avventure. Non possiamo accogliere nel team il primo Pokémon che ci capiti, certo. Ma sarebbe bello fare nuove amicizie. Dei compagni fidati. Beh, riuscire ad avere tutto in una volta è impossibile. Quindi cercheremo di raggiungere i nostri traguardi poco alla volta. Tonks, dai, mettiamoci subito al lavoro. Benissimo, adesso andiamo a lavorare. Quagsire. Ah, Quagsire, buongiorno. Cosa ci fai qui di buon mattino? Buongiorno, amici. Aspettavo che vi svegliaste. Come? Aspettavi noi? Seguitemi. Dove ci porterà? Eccolo qua. Ecco. È una bacheca? Esatto, amici. Un regalo da parte mia. Si chiama Bacheca Richieste. Ci troverete infatti delle richieste da parte di altri Pokémon. Si tratta di missioni in cui dovrete trovare strumenti o sgominare dei malfattori, o anche delle piccole richieste d'aiuto da parte degli abitanti della zona. Insomma, una gran quantità di richieste differenti e informazioni utili. Ma è fantastico, svolgendo queste missioni potremo avere in cambio più soldi e strumenti. Proprio così, dimenticavo. Ho posizionato lì uno dei salvatesori di Villa Ristoro. Usatelo quando volete conservare. Usatelo quando volete conservarvi più soldi e strumenti. Ok. Inoltre, da oggi gestirò una nuova attività commerciale. La gamma della mia merce non è ancora molto vasta. Ma se avete bisogno di qualcosa, chiedete pure e vi mostrerò cosa ho. E se desiderate una cosa, potrete comprarla. Grazie di tutto, Quagsire. Sei davvero un amico prezioso. Ma perché fai tutto questo per noi? Ci hai anche aiutato a costruire la nostra casa. Per la verità non lo so nemmeno io. Forse perché siete così pieni di entusiasmo. C'è da mettere tutto e allora non si può fare a meno di sostenervi. Solitamente non sono un tipo che si lascia coinvolgere troppo. Ogni volta che vi guardo però mi sento pieno di energia. Oh oh oh. Bene, allora. Adesso vi spiegherò come usare la bacheca richieste. Se vado a fissare varie missioni, sceglietene una attaccando dalla bacheca, poi consegnate la banca missioni. Ossia Azumarill. E poi si aprirà il portone, ve lo spiego io in due parole. E possiamo fare missioni. Esatto, quello che ho spiegato in questo istante. Questo è quanto, mi sembra di avervi detto tutto. Allora, perché non scegliete la vostra prima memorabile missione da portare a termine? Tonks, posso fare io? Certo, vai, Osha. Vediamo un po', quale scelgo? Ho deciso, prendo questa. E ora devo consegnarla a Azumarill, giusto? Azumarill. Sto pensando alla voce da Azumarill. Vabbè, la voce normale. Anzi, da femmina. E benvenuti al banco missioni. Qual è la vostra missione di oggi? Questa qui, grazie. Benissimo. Lasciatemi ultimare i preparativi per la vostra partenza. Poi da femmina a femmina. Do un'altra voce a... Ci stanno cose femmine, comunque. Guarda, la porta si è aperta. Il portale missioni è aperto. Ora potete partire, buona fortuna. Funziona più o meno così, giusto? Esatto, amici. Ora non dovete fare altro che varcare il portale e raggiungere il dungeon. A proposito, Oshawott, quale missione hai scelto? Sono piuttosto curioso. Posso vederla? Non riesco più ad uscire dal monte Tok Tok. Pensavo che una montagna simile non avrei avuto problemi, ma a un certo punto ho perso l'orientamento. Vi prego, aiutatemi ad uscire da qui. Dunsparce. Come missione non è poi molto eccitante. Neanche i soldi della ricompensa sono un granché. Siete veramente convinti di voler questa? Sì, perché mi sembra che tra tutti questo sia il Pokémon che abbia più bisogno di noi. Credo che aiutare qualcuno in difficoltà sia più importante della ricompensa. Oh, sono commosso. Davvero bravi Pokémon. Bene, ora potete uscire dal centro, cioè da quest'area, e raggiungere il dungeon. Andate pure, bla 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 bla. Sì, andiamo, Tonks.
Ok, ho degli strumenti per favore. Comunque c'è qualcosa nella posta contatti che sarebbe questa. Ho detto c'è qualcosa nella posta contatti, non nell'Oshawott. Ah! Ok. Benvenuto. Ah sì, questo è quando... Qua. Nella casetta ci sia dell'altro. Hai ricevuto un invito al seme. Wow, perfetto. Oh, registrare la funzione... Vabbè, sì, registriamola. Poi salva. Ok. Adesso non serve a niente, serve solo a prendere i revital semi se non volete... se non volete... Cioè, se avete paura di... Insomma, se volete giocare contro qualcuno... Mamma mia! Oh, basta! E che pizze! Ok. Dicevo, se volete potete lasciare lì le vital semi, così quando se passate vicino a qualcuno con lo Street Pass e Mystery Dungeon, i vital semi andranno ad aiutare, insomma, colui che avete Street Passato. Ma dato che gioco da solo non ho nessun... non ho bisogno di farlo. Mamma mia. Quella che siete della posta parla più di tutto il gioco, mi sa. È facilissimo il mondo Tok Tok, eh? Ok, ovviamente si comincia con delle battaglie base. Perfetto, iniziamo anche bene. Ho controllato i commenti delle della prima e della seconda parte. Ah, mori con sto parassiseme. Ok. Però, la missione è... Dunsparce, bene. Un attimo che ridò... Ok. Bene. Sì. Stavo dicendo? Ho controllato i commenti della prima e della seconda parte che mi hanno chiesto di rallentare la velocità. Però penso di tenerla comunque veloce, perché è più comodo. Muori, critico. Critico? No, niente critico. Vai, Oshawott. Mi servi. Oddio. Non cresce l'attacco. Vabbè, ce lo sapeva. Vai. Oshawott. Bravissimo. Critical hit. Ah, no. Ok. Baccafrago. Ancora. Allora, facciamo una cosa, va? Ok. Uno. E... Sì, sì, sì. No, ho tentennato! Dannazione. Avevamo un revital seme? Benissimo. Ho sprecato un revital seme, però... Vabbè, fa niente. Avremo modo di prendere molti più revital semi. Quindi non importa un revital seme. Ok, le scale dove stanno, per favore? Keglion Market. Sì, ci sono i Keglion Market nei dungeon. C'ho un revital seme qui? C'ho i soldi? Non c'ho i soldi. Un seme limpido. Una proteina. Le proteine sono buone, però. Però, sì. Allora, comunque... Ah! Allora, perfetto, bravo. E ora ciao, Bagon. Ok. Ecco la scala. Dicevo, il Keglion Market nel dungeon è leggermente diverso. Della serie che se cercate di uscire dalla zona... Da quella zona là... Vi dirà... Ah... Cioè, vi chiederà di pagare, se non pagate dirà... Ah, siete dei ladri e poi perdete perché Keglion è praticamente invincibile. Letteralmente. Tipo più forte del boss finale, tanto per dirne una. Comunque... Buttando giù quei Tvonky... Creeremo una sottospecie di ponticello. Almeno metà. Se non ti dispiace, Oshawott, vorrei fare così. Per una volta che dovresti usare... Ah, no! Ok. Usa ok, garanzia potevi usare, però... Ma Oshawott, sei pirla! Ok.
Ma continuo ad usare visto l'acqua nonostante... Ah. Mutazione, grazie. Alleluia. Yeah, livello 10. Impariamo una nuova mossa, qual è? Il ridrago. È buona il ridrago. Non so se c'è il temporale qui, tanto per dire. Fa danno fisso. Non mi ricordo quant'è, mi sembra 20 o 30. Però è buona per questo, soprattutto nel gioco agli inizi. Livello 10. Aumentata di 3. Aumentata di 2. Aumentata di 2. Aumentata di 2. E un'altra volta 2? Sì. Ok. Nient'altro. Va bene, così scende. La cosa brutta è che poi non potete più risalire. Però risalire è inutile. Quindi... Sì. Ah, c'è un altro... Coso. Vabbè, adesso vediamo il ladidrago quant'è. Se è overpower o no. Allora, tu qua... Oshawott! Perché non hai le poche tattiche attive? Ok, toglie 30. Buonissimo. Proprio quello che mi serviva. Qua c'è un altro, vero? Sì, l'ho visto. Ok. Molto meglio. Ah, cioè... Ah! Oshawott! Allora, ve lo dirò... Un sacco di... Già ve l'ho detto, ve lo ripeto un'altra volta. Finché non potete accedere alle tattiche, il vostro compagno sarà un emerito pirla. Dove sta le scale? Allora, tanto che tu... Ecco, lo sapevo che andava avanti, quindi... Ciao. Scusami. Petril. Funziona attraverso i... Sì che funziona. Nah. Vuoi morire? Grazie. Ancora cos... Ok, il ridrago. E ciao. Ok. Perfetto. Molto meglio. Mamma mia, sti dungeon iniziali quanto sono noiosi. Senti, ciao, mi hai rotto le scatole, stupido Sigwaddle. Poi tutti quanti che usano mille bave. Ok, tanto abbiamo quasi finito il monte Tok Tok, quindi siamo a posto. Ah, qua ce n'è uno che dorme, benissimo. Allora. E uno. E due. Graffio. Bene, non usare pistolacqua. Ah no, non l'ha usata, perfetto. Oh, Oshawott è intelligente per una volta. Ho sbagliato il tasto. E per l'ennesima volta non sto usando un emulatore. Che anche se l'ho detto 50 volte nei precedenti video, c'è gente che ancora mi chiede se uso un emulatore o no. Non penso di aver fatto qualche battuta squallida in questa parte. Comunque abbiamo finito il ponte. Spero di non farle. Che succede? Siamo arrivati fin qui guardando dappertutto. Ma di Dunspart non c'è traccia. Proviamo per andare più avanti, magari lo troviamo. Chi è? Chi è? Chi c'è, scusate? Oh, è molto. E voi due? Credevo fosse Dunspars. Comunque non mi sembrate neppure poco malintenzionati. Aspetta, hai appena nominato Dunspars o sbaglio? Noi siamo qui per una richiesta di aiuto da parte sua. Una richiesta di aiuto? Ah, quella sulla bacheca? Non pensavo che qualcuno l'avrebbe presa in considerazione, vista la ricompensa. Grazie, siete davvero gentili. Io mi chiamo Molga, e sono anche io alla ricerca di Dunspars. Sì, è un maschio. Io ho sempre pensato per tutto il gioco che fosse femmine. Poi alla fine ho scoperto che è un maschio, vi ho rovinato la cosa, lo so. È un mio carissimo amico. Solo che... È un po' fifone e si caccia sempre nei guai. Ha sempre bisogno di aiuto di dell'aiuto di qualcun altro. Mi dava sempre un sacco di pensieri, per quello sono venuto a cercarlo. Anche perché non noto le O alla fine delle parole. Se lo trovate fatemi un fischio. Ci si vede? L'odio, Emolga. C'è nel gioco che è in Mystery Dungeon. Pare che Dunspars sia un tipo un po' pasticcione. Comunque, ha bisogno di noi, dobbiamo aiutarlo. Andiamo avanti.
Possiamo continuare. Benissimo, c'è qualche nemico qui? No. Allora, riscendiamo con la scala di corda. Petil. Non me l'aspettavo. Facciamo il drago, dai. Bravissimo, Oshawott. Vedo che finalmente stai imparando piano piano. Un Bagon. Stai imparando piano piano le mosse che devi usare, quando le devi usare. Tranne adesso. Vabbè, andava pure bene. Comunque, Dunsparce è qua avanti. No, non voglio proseguire. Devo leggere il cartello. Benvenuti al Monte Tok Tok. Lo scalario è un vero passo. Ok. Ora possiamo proseguire. Monte Tik Tok Tok Tok. Ok, dai. Allora, vai. Ok. Finito il dungeon. Ve l'ho già detto, sono facilissimi questi dungeon. Dunsparce non è nemmeno qui. Proviamo ad andare un po' più avanti. Oh. Aspetta. Tonks, guarda. Ah, non è finito il dungeon, eh. Là, c'è qualcosa che luccica. Oh, che belli. Saranno forse dei cristalli? Sono così trasparenti, eppure risplendono dal riflesso della luce. Guardando più da vicino, si può vedere la propria immagine riflessa. Prova anche tu, Tonks. Oh, è vero. Anche se sono completamente trasparenti, riflettono come se fossero specchi. Tra l'altro, questo mi fa ricordare che sono davvero un Pokémon. Ho davvero le sembianze di Axew. Oh, se ne è accorta adesso. Si potrebbero usare per abbellire la nostra casa. Prendiamone qualcuno. Oshawott ha raccolto un bel cristallo. Scusa se ti ho fatto aspettare, Tonks. Su, andiamo. Potevi prenderne un altro paio, eh. Comunque. Ultimo piano. Ah no, facciamo una cosa. Ecco. Andiamo. Sfidiamolo questo Petrill. Ah, a meno che non ci manda KO Axew. Cioè, volevo dire Oshawott. Ok. Fortunatamente è pirla Petrill. Ok. Ora abbiamo finito il dungeon. Ormai dovremmo essere arrivati in cima. Ah, Tonks, guarda là. Quello lì potrebbe essere Dunsparce. Andiamo a vedere. Sì, è Dunsparce. Oh, che vero cosa faccio? Ehi! Tu sei Dunsparce, non è vero? Io? Sì, sono io. Finalmente! Abbiamo letto la tua richiesta di aiuto, per questo siamo qui. Siamo venuti a salvarti. Oh, grazie! Sono così felice. Ti ringrazio davvero. Bah. È tutto a posto ora. Ciò che conta è che tu stia bene. Dunsparce! Emolga! Finalmente! Ecco dove eri finito. Io do questa voce adesso, Emolga. L'avete trovato voi? Grazie di cuore. Sembra la voce di Timbur. No! Sti cavoli. Posso fare il gioco? Non ora, grazie. Tonks, Oshawott, vi sono davvero grato per avermi aiutato. Hai ricevuto semefuoco, hai ricevuto chiave rossa. Vi spiegherò dopo a che servono. Hai ricevuto 100 P. Tonks, Oshawott, avete portato a termine la vostra prima missione, bravi. Già, grazie, Quagsire. Meno male che ora sei salvo. Ma d'ora in poi cerca di stare più attento. Sì, ho capito. In realtà mi piacerebbe essere uno di quei Pokémon che salvano gli altri. Ma non sono abbastanza forte. E sono anche pauroso. Quando si tratta di venire al dunque, perdo tutto il coraggio. Mi caccio sempre nei guai, alla fine sono gli altri che salvano me. Non ho proprio la stoffa per diventare un avventuriero. Ma non è vero. Certo, un po' fifone lo sei, e per questo a volte le cose vanno storte. Ma hai un cuore d'oro. E di questi tempi è una cosa rara. E così anche tu vuoi diventare un avventuriero, Dunsparce? Sì. Il mio sogno è quello di diventare un grande avventuriero. Mi piacerebbe esplorare tanti luoghi diversi, e c'è dell'altro. Io vorrei soprattutto aiutare i Pokémon in difficoltà in giro per il mondo. Vorrei dare coraggio e speranza a tutti i Pokémon che soffrono, Bidoof del secondo gioco. Vorrei rendermi utile agli altri. Ecco, questo è il mio sogno. Però, tra le mie reali capacità e il mio sogno, c'è un abisso. Sono un buono a nulla. Non dire così. Il tuo è veramente un sogno ammirevole. Non scoraggiarti, vedrai che impegnandoti lo realizzerai. Comunque, si può sapere che ci facevi di nuovo sul Monte Tok Tok? Volevo prendere un cristallo. Ho sentito dire che lassù ci sono dei cristalli bellissimi. Cristalli? Forse stai parlando di... Unnecessary flashback! Aspetta, Tonks, guarda. Là c'è qualcosa che luccica. Non è che per caso l'abbiamo preso sul Monte Tok Tok? Eccolo qua. Parlavi di questo? Ah, sì, proprio questo. Il cristallo che cercavo. Com'è bello. Ok, d'accordo. Prendilo, te lo regalo. Davvero? Ma sei sicuro? Sicurissimo. L'ho preso solo perché era bello.
Ma se tu lo vuoi, te lo cedo volentieri. Oh, bla 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 bla. Grazie. Ma posso farti una domanda? Perché lo volevi così tanto? Beh, perché, vedete, io... Oh. Ah, non dirai che... Ma dai, allora era per questo. Per cosa? Eccolo qua. Raysion. Eh sì, è una femmina. Anche oggi è splendida forma. Davvero abbagliante. Il voce l'ho dato a Keklon, affascinante come sempre. Davvero una bellezza. Alta, altera e elegante. Ah, non si può fare a meno di ammirarla. Pare sia andata da Locanda. Oh, col buon vento. Ah, la mia carissima Virizion. No, oh, la mia carissima Virizion. Ah, la signora Virizion. Posso? Posso? Prego, accomodati. Andiamo anche noi. Dun, 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 dun. Virizion, oggi sei ancora più affascinante del solito. Grazie. Perché non ti stabilisci qui, mia cara Virizion? Non so, ci penserò. Signoria Virizion, dove si restava di bello oggi? Sono andata in una grotta est, ma non c'era niente. Purtroppo l'esplorazione non è andata molto bene. Avrò perso le mie rotine avventuriera? Ma cosa dirà ma? Ma cosa dici mai? Sono sicuro che il dungeon era così invidioso della vostra bellezza che si è rifiutato di cedervi i suoi tesori. Sì, deve essere senz'altro così. Ok, tutti quanti innamorati di Virizion. Perfetto. A quanto pare ha parecchi ammiratori. Virizion sarebbe il Pokémon che ammiri così tanto? Sì. Oh. È rimasto incantato dal primo momento che l'ha vista e vuole diventare suo amico. Ora capisco, il cristallo era un regalo per lei. Dunsparce, questo è il momento giusto. Vai a dargli il cristallo. Cosa? No, nemmeno per sogno. Vorrei tanto diventare suo amico. Però non ho il coraggio di parlarle. Perché tanto so che non mi ascolterebbe nemmeno. Ma dai, che vuoi che sia? Tu coraggio. Temporale? Facciamo così, vado prima io a parlare, voi seguitemi. Cosa? Tranquillo, vedrai che andrà tutto bene. Andiamo. Dai che devo staccare, sta parte è un po' lunga, bene? Cosa? No! Aspettate! Oh... Davvero? Allora anche tu sei venuta da poco in questa città? Hai viaggiato davvero in lungo e in largo? Esatto. Non che io non abbia un obiettivo da raggiungere, ma il fatto che sono libera di andare dove mi pare piace. Sono venuto in questa città perché c'era qualcosa che volevo vedere. Che cosa? Gli arcobaleni della speranza. Gli arcobaleni della speranza? Gli arcobaleni della speranza. Ne ho sentito parlare anch'io. Eh sì, miei cari, questo è vecchio, ardire, è un nonno, quindi... Eh sì, miei cari, un tempo erano famosi da queste parti. Si potevano vedere benissimo anche da questa città. Ricordo l'affascinante spettacolo di quegli arcobaleni sovrapposti. L'essenza della bellezza. Era una visione che incantava. Sì, ci fermavamo spesso a contemplarli. Speravamo di riuscire a vederli anche il giorno dopo e quello dopo ancora. Sentivamo come se, grazie alla loro presenza, potessimo dare il massimo. Questa è la fiducia per bla 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 e per quello si chiamano arcobaleni di speranza. L'ho spiegato io, ok. Tuttavia negli ultimi tempi nessuno è più riuscito a vederli. Non so se quello sia dovuto all'aumento all'improvviso dei dungeon misteriosi. Quale sia il motivo, gli arcobaleni non si sono più visti. Anch'io avevo sentito dire che erano spariti, ma speravo comunque di vederli. Ho pensato di che venendo fin qui forse avrei avuto fortuna. Ma così non è stato, purtroppo. Oh, che peccato. Gli arcobaleni della speranza, avrei voluto vederli anch'io. Oh, quasi dimenticavo. Ascolta, Virizion, c'è qualcuno che vorrebbe diventare tuo amico. Ci sta scaricando il 3DS. Ah, sì? Proprio così. Vorrei che... Sì, ecco, ti prego, accetta questo cristallo da parte mia. Un regalo? Sì, un regalo, ti prego, permettimi di diventare tuo amico. Grazie, è davvero carino da parte tua. Tuttavia, mi spiace, ma non posso di accettare il tuo regalo. Cosa? Ho deciso che non voglio amici. Mi spiace. Cosa? Perdonami, ma in questi tempi non ci si può fidare proprio di nessuno. Se almeno tu fossi stato forte, avrei potuto pensarci su. Perché sai, quando sei forte ci si può sostenere a vicenda. Ma tu invece, forse non lo sei per nulla, o sbaglio? Dunsparce. Buh-huh. Buh-huh. Ah! E scappa.
Danspars! Virisio, ma vi sembra questo il modo? Avreste anche potuto accontentarlo, no? E Molga ha ragione. Non ti sembra di aver esagerato? Questo mondo è pieno di bugiardi, e io non posso fidarmi di nessuno. Dietro ogni atto di gentilezza ce n'è sempre uno scopo, è quello che pensavo io fino a poco tempo fa. E lo penso ancora per un po'. Non mi faccio ingannare dalle lusinghe. Gli amici alla fine ti deludono sempre. Per questo io ne faccio a meno. Che cosa triste. Non c'è altro da fare in questo mondo. Non sei d'accordo con me? No. Bitch! Ha scaricato. Danza, sarà respinto. Ehi, hai visto anche tu? Come no? Abbiamo trovato il nostro pollo. Andiamo dietro? E me lo chiedi? Pennywad. Cosa? Chi li prende? Perché siete tutti contenti? Devi sapere che tutti qui presenti sono stati respinti da Virizion. Non hanno accettato di fare amicizia con nessuno di noi. Cosa? Ma dici davvero? Tutti quanti? Davvero? Ha rifiutato anche la tua amicizia, Swan? Eh già, quando decidi una cosa Virizion non fa azioni. Ma ho voluto chiederglielo lo stesso. Sai, è difficile ignorarla. Cosa? Tutti partono d'attacco ma vengono respinti. Ormai è una specie di rito. È diventata una tradizione. Per dirle poche parole, ogni volta che qualcuno viene scaricato bisogna far festa. Per non deprimerci. Sì che piangono. Ma cosa hanno tutti? Però forse è meglio che ridano se questo ti fa sentire meglio. Ma Daspars è diverso, lui è più sensibile. Tonks, credo che sia tutta colpa mia. Sì. Proprio così. E ora sono preoccupato per lui. Andiamo subito a cercarlo. Vuoi salvare, per favore? Ok. Sì, già lo sapevo, grazie. Benissimo, mentre tutti qua piangono per Virizion, che sarà successo a Danspars? Lo vedrete nel prossimo episodio. Ciao da Pocketonks.